Nel corso dell'VIII secolo, in quasi tutte le poleis greche scompaiono le tracce delle antiche monarchie rette dai basileis. Ad esse subentrano i regimi aristocratici, cioè forme di governo della polis retto dagli aristocratici. Chi sono gli aristocratici e su quali basi essi rivendicano la loro posizione di privilegio all'interno della società? La parola stessa, aristocrazia, è indicativa di questa condizione di superiorità e di privilegio. Il potere degli aristocratici si basava sul fatto che erano considerati aristoi, cioè i migliori. Ma che cosa rendeva gli aristoi migliori degli altri cittadini? In primo luogo, la nascita. Gli aristocratici si vantavano in genere di essere i diretti discendenti di importanti eroi, dai quali traevano tutta una serie di caratteristiche individuali positive, racchiuse nel termine greco arete, un termine che possiamo tradurre genericamente come valore, valore in tutti gli ambiti, dalla guerra alla politica alla sfera morale. Un altro importante fattore di privilegio, ben più concreto, era la ricchezza materiale, che si basava sul possesso di terre, lavorate da personale dipendente, libero o schiavo. Oltre a dedicarsi alla guerra e alla gestione dell'oikos, cioè dell'insieme delle proprietà familiari, l'aristocratico, a differenza di chi apparteneva ai ceti inferiori, disponeva di tempo libero per dedicarsi alla politica, perché non doveva lavorare. Per quel che riguarda la storia di Atene, nell'VIII secolo la monarchia, secondo quanto riferisce Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi, sarebbe stata sostituita dal governo di un'aristocrazia chiusa, quella degli eupatridi, alla lettera i ben nati. A partire dalla prima metà del VII secolo a.C., questi aristocratici elessero prima ogni 10 anni, poi ogni anno 9 arconti, con varie funzioni di governo.